La moglie è meglio in bianco. Questo è fatto. Adesso facciamo la posizione a Kama Sutra 22. Quel treno arriva da Londra, mica arriva da Barretta. Che prende aspetta. Agenzia turistica. Pompe e funebri. Ah. Oh. A sua disposizione. Sì. Arrivederci. Addio, a mai. Mami! Gianluca! Chi è? Dove vai? Chi è quello? Ma quello giovane chi è? Il baroncino? Sì, è stato a studiare a Londra. Per diventare riccione. È bella anche la moglie. Ma come questo invece di appettarsi la serva? Si fa le riviste pornografiche della Luce Rossa. Hai sentito? Il figlio di Don Peppino è riccione. Ma non è giusto. E che vuoi? Tu ti sei fottuto tutto prima per costruire il famoso albergo di Taranto. E per sulla stecca di Gianluca, ogni volta, filotto e buio. Caro Peppino, hai perso un'altra volta. Non ti grattare. Paese di merda siete. Te la fini i soldi col pezzo che ti ridò. Qua, vaffanculo pure tu con tutto il rispetto. Beh, adesso basta, Mi sono permesso di pignorargli anche tutta la biblioteca, elenco telefonico compreso. Allora dobbiamo fare... Sonia! Simpatico il tuo amico. Ma tu vuoi vedere? Con gli occhi se lo spoglia e poi ci vengono... Magnetica, me l'ha detto letto che scivola! Guarda tu, guarda! Quante! Mamma, Sony! Sì. Ma allora voglio stare di aiuto! Fa la pernacchietta, zia Linda. Non la sa fare, piccola. La moglie è meglio in bianco, l'amante è meglio al pepe. Ed il marito cotto agli olio e cime di re è bello.